Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Benvenuti a tutti i giovanissimi a questa settimana di spiritualità, durante la quale proveremo a riflettere sul rapporto tra regole e libertà, due termini apparentemente in conflitto tra di loro, e ci lasceremo accompagnare dall'icona biblica del figlio il prodigo. In un celebre film di qualche tempo fa si diceva: le regole sono fatte per essere infrante. Gli ebrei sapevano bene quanto era difficile seguire le regole, dovevano osservare e ricordare a memoria più di 600 precetti. Per i giovanissimi è particolarmente difficile osservarli. Si tende a dimostrare di essere adulti e l'adulto è chi non osserva le regole, è chi non è sottoposto a regole esterne a lui, chi fa quello che gli pare, in altri termini. Ecco, non è esattamente così. Il figlio il prodigo ha seguito questo criterio, ha seguito questa idea, ha seguito il suo capriccio. Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Disconosce il padre e disconosce l'autorevolezza del padre. E si allontana per seguire le sue passioni, per seguire i suoi desideri, per vivere una vita senza regole. Questo è quello che realmente ha fatto il figlio il prodigo, perdendo di vista però la regola principale, quella dell'amore. Alla domanda del dottore della legge a Gesù, fatta a Gesù: qual è il grande comandamento? Gesù risponderà: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. E poi aggiunge un secondo comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. La regola fondamentale per noi è la regola dell'amore. Questo ha perso di vista il figlio il prodigo. Questo dovremmo incominciare a tenere in mente noi. Nelle regole che abbiamo di fronte, perché ci sono regole e regole, in queste regole, quelle che ci vengono indicate, riconosciamo, ritroviamo il comandamento dell'amore.